Ciao amici From Blog Italia, bentornati sul canale YouTube. Oggi parliamo di smartwatch. Oggi vi porto la recensione del nuovissimo DTX di seconda generazione, chiamato anche DT94. Devo ringraziare KiwiTime che come sempre ci ha fornito questo sample dal loro shop su AliExpress. Vi lascio tutti i link in descrizione a questo video, ma non perdiamoci in chiacchiere e scopriamolo insieme dopo la sigla. Unboxiamo rapidamente il nostro smartwatch DT94 in confezione. Oltre al nostro orologio comprensivo di cinturino a sgancio rapido, troviamo una manualistica multilingua, c'è anche la lingua italiana nella Quick Start Guide. Abbiamo un cavo di ricarica USB pin magnetici che ricaricherà il nostro smartwatch in circa 2 ore. Quindi un unboxing abbastanza scarno, ma oltretutto, ragazzi, stiamo parlando di un dispositivo davvero low cost. Descriviamo esteticamente il nostro smartwatch, uno smartwatch che si può già vedere che clona un pochettino un prodotto un pochettino più prestigioso. Comunque, ragazzi, e devo dire che è costruito molto, ma molto bene, quindi ben lontano esteticamente dagli standard dei cloni plasticosi che abbiamo visto fino a circa un annetto fa. Ha un Corning in lega di alluminio, devo dire molto molto bello, mi è piaciuto. Abbiamo 2 microfoni che ci aiuteranno tantissimo nelle telefonate, uno sulla parte sinistra, uno nella parte superiore, quindi ottimo anche da questo punto di vista. Sul retro abbiamo una cassa in vetro, molto bella al tatto, mi è piaciuta, bombata al centro con i 4 sensori per, ragazzi, per le misurazioni varie, perché lui effettua un pochettino di misurazioni varie. E abbiamo anche i pin per la ricarica posti un pochino sulla curvatura, quindi con un po' di attenzione non muovetelo tanto mentre è in carica, perché è appena appoggiato sulla curva. Mi avrei preferiti magari in una posizione più piana. Abbiamo sul lato destro un pulsante leggermente sporgente che non ruota, ma cliccando ci dà le stesse funzioni appunto che troviamo su tutti gli smartwatch. Frontalmente invece abbiamo un bel display che come sempre è la croce e delizia di questi prodotti clone. Questa volta abbiamo un pannello da 1.78 pollici, quindi grandino, con risoluzione HD 320x385. Devo dire che ha davvero una buona risoluzione. Quello che gli manca è la luminosità, nel senso, ragazzi, che all'interno si vedrà tantissimo anche a luminosità minima come ora, ma quando lo mettiamo sotto stress con tanto sole bisognerà avere la luminosità al massimo e inclinare un pochino verso di noi lo smartwatch per fruire di tutti i nostri contenuti multimediali, perché il display è leggermente riflettente, un display che comunque risulta molto fluido al tatto, non si perde mai un tocco. Se invece ruotiamo il dispositivo, lui si riaccenderà automaticamente, un sensore molto preciso. Nella parte posteriore trova spazio anche la capiente batteria da 200 mAh, una batteria che sempre connessi sia con iPhone che con Android, e ho provato su entrambi i sistemi operativi, ci permette di raggiungere i 3 giorni di utilizzo. Lui risulta molto stabile in connessione, seppur ha un Bluetooth, ahimè, 4.0, ma ciò mi ha permesso di restare sempre connesso intorno ai 5-6 metri con i muri al centro. Quando si rientra nel range, lui si riconnetterà automaticamente, quindi non ho avuto problemi. È certificato IP67, quindi non IP68, attenzione, non immergetelo, ed è in grado anche di
monitorare qualche sport. Quindi abbiamo all'interno un pochettino di sport monitorati senza l'ausilio del GPS, perché lui non è il GPS. Comunque devo dire abbastanza precisi, i passi sono leggermente sottostimati. Ciò è un bene perché ci stimola a camminare di più per raggiungere i nostri obiettivi. La cattura del sonno è mediamente precisa per la tipologia di prodotto, non mi sono potuto lamentare. Abbiamo rilevazioni del saturimetro, battito cardiaco, anche la minima e la massima, ragazzi, che sono anche qui come passi leggermente sottostimati, ma ripeterò sempre in ogni mia recensione: non prendete su wearable mai in modo così affidabile queste rilevazioni. Per misurazioni affidabili rivolgetevi sempre a dispositivi medici. Lui è in grado di farci vedere le notifiche che arrivano con la vibrazione, vibrerà, diciamo dire, ha una buona vibrazione, settabile dalle impostazioni, questa è una cosa che mi è piaciuta. Ci farà vedere il simbolino dell'iconcina della notifica, un pezzettino del messaggio, ma non sarà possibile, come sempre, rispondere ai nostri messaggi. È possibile rispondere alle chiamate facendo una sorta di seconda connessione, come abbiamo visto su altri smartwatch, tutto attivabile e disattivabile da una funzione che troviamo qui all'interno della nostra tendina di notifiche, il simbolino della cornetta. Quindi si potrà attivare e disattivare questa funzione a nostro piacimento per poter rispondere a tutte le chiamate in entrata, poter accedere a alla rubrica dove abbiamo importato precedentemente dall'applicazione un tot di numeri preferiti, quindi non tutta la rubrica, ma sarà possibile effettuare chiamate dal tastierino numerico, in più andarle a ripescare sempre dall'orologio dal registro chiamate. Benvenuto in Iliad. Ti ricordiamo che la chiamata è gratuita se chiami da rete Iliad. Se chiami da altra rete, potrai essere soggetto alle tariffe applicate dal tuo operatore. I dati forniti saranno trattati nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e sulla base di quanto previsto nell'informativa privacy. Per maggiori informazioni, visita il sito. A muovere il tutto abbiamo un processore targato Realtek, quindi non più i vecchi processori MediaTek, che fortunatamente su questa tipologia di prodotti stanno sparendo, ragazzi. Questo è un bene perché quella tipologia di processori davano sempre grandi problemi di consumo batterie eccessivo e soprattutto di disconnessioni frequenti. Il processore muove bene l'interfaccia, un'interfaccia, non voglio perderci tanto tempo, è davvero semplice nell'utilizzo, tendina delle notifiche, alzando e abbassando invece dal basso verso l'alto, abbiamo il drawer delle app su quattro diverse tipologie, quindi è possibile cambiare anche il tipo di drawer delle app, dal classico stile Apple Watch a quello un pochettino circolare stile Samsung, che mi è piaciuto ancora di più. Da sinistra verso destra si andranno a ripescare le notifiche, eliminabili tutte insieme, e si andranno poi a sovrascrivere. Invece scorrendo da destra verso sinistra c'è un po' il riepilogo del sonno, il cuore, il movimento cardiaco, i movimenti, diciamo, giornalieri, un pochettino si possono ripescare le misurazioni cardiache. All'interno del drawer delle app abbiamo cronometro, abbiamo la musica in remoto, quindi sarà possibile skippare le nostre canzoni, il meteo, le varie misurazioni, gli esercizi di respirazione, il monitoraggio del ciclo mestruale, ragazzi, è grosso modo le stesse cose che troviamo su tutti gli smartwatch di questa tipologia di prodotto. L'applicazione che gestisce il tutto l'abbiamo già vista anche sul modello DT100 che ho recensito qualche settimana fa per voi. L'applicazione Wear Pro, un'applicazione compatibile con Android e con iPhone, quindi con tutti i sistemi iOS, senza problemi, funziona abbastanza bene, si riconnette automaticamente, non mi ha dato grandi problemi di disconnessione.
ci permette di andare a ripescare tutti i nostri dati catturati, le varie attività sportive, il sonno, i passi, le calorie bruciate, un pochino tutto, settare completamente il nostro orologio con gli orari del non disturbare, gli orari per la regolazione del polso, della rotazione del polso, insomma, le solite configurazioni che troviamo su questi tipi di applicazioni. In più sarà possibile aggiungere Watch Faces. L'applicazione è davvero ricca di belle watch faces, qualcuna anche animate, tutte importabili appunto dall'applicazione sul nostro smartwatch. Una alla volta, quelle importate si andranno a sovrascrivere nello slot libero che andrà ad affiancare le poche watch faces preimpostate. Sarà possibile anche impostare delle watch faces personalizzate. Amici di Fanblog Italia, siamo giunti alle conclusioni della recensione del DT94 o anche DTX di seconda generazione. Devo ringraziare ancora KiwiTime, che come sempre da AliExpress, dallo shop, tutti i link in descrizione a questo video, ci dà la possibilità di scoprire tanti interessanti smartwatch. Lui costa poco, secondo me è l'alternativa al classico clone dell'Apple Watch, perché funziona bene. Ovviamente non ci saranno tantissime pretese, non si avranno tantissime pretese acquistando uno smartwatch simile, ma è bello esteticamente al polso, sta molto bene, ci permette di monitorare il nostro fitness tracking quotidiano, vedere chi ci sta chiamando, rispondere o effettuare chiamate se si vuole utilizzare questa funzione. IP67 resisterà pioggia e sudore, non immergetelo, ragazzi, ed è davvero personalizzabile, compatibile con Android e iPhone. Io vi lascio nuovamente tutti i link in descrizione a questo video, vi ricordo di spolliciare, iscrivervi al canale, venirmi a trovare su tutte le mie pagine e profili social, tech.fert per tantissimi codici sconto su Telegram. E noi ragazzi ci sentiamo alla prossima recensione. Ciao!